mamma mia, Invece Rita, della tua vita familiare cosa ci racconti? Sei contenta di essere diventata mamma? Sì, poi nonna. della mia vita, sono sposata, sono diventata mamma di Francesca e Marisa. Sei stata contenta? Sì. Giovanni è sempre stato un bravo sempre marito. Sempre contento, sì. Avete Marisa. Custodito la tradizione. Giovanni voleva un maschietto. Certo. Quando è nata Marisa, era alle 8 di sera, è arrivato che era nata. Bello. E ha detto, è una bambina, ha detto Giovanni, sei una bambina. Si è tolto il berretto, l'ha buttato giù per terra, come dire, voleva un maschietto. Perché in quei tempi e lei glielo diceva, Marisa, tu non mi volevi, né? Volevi il maschio. Si voleva il maschio. Sì, perché aveva già un per fratello. Per la terra, certo. Aveva un fratello con due nipote, due bambine. E poi lui, non gli altri, di nuovo due, che qua gli è Guido, certo. Il primo Guido con Francesca. È importante secondo te la famiglia Rita come valore? Molto importante, molto cosa importante. Cosa dici della famiglia? Sì, è molto importante. Un valore importante. Per una figlia, ma per un maschio ancora meglio, perché una figlia se rimane sola, se non vuol sposarsi, è capace di farsi da mangiare, lavarsi la roba, sta, se va a lavorare, fa uno e l'altro. Invece un uomo da solo ecco, non combina niente. Ecco, quello dico sempre, tante signorine che vogliono stare sole, magari fanno anche una bella vita, vanno dove vogliono, anzi avevo una sorella vicina, lei ha detto non mi sono sposata ma sono contenta, vado dove voglio, è andata in Francia, certo. È andata in Olanda, è andata a Roma, lei andava a fare le gite, a me certo. Sono dove voglio perché era molto contenta. Certo, e invece cosa pensi di quelli che oggi vogliono distruggere la famiglia? Non va bene, insomma, anzi, in Italia fanno già, in Francia ne fanno di più figli, perché sono aiutati dal governo, e in Italia invece pochi, poco aiutati dal governo. E cosa pensi di quelli che vogliono, che dicono che la famiglia ormai è una forma superata, che non ci vuole più la famiglia? Ma no. Cosa gli dici tu? Io sono al contrario. Sì, pensi sì. Che la famiglia una volta il faceva... matrimonio è importante. Noi siamo quattro sorelle e un fratello, facevano tanti figli. Ormai ci sei solo tu, però. Ormai ci sei solo tu della famiglia, perché adesso sono mancate io, tutte le sorelle. Sei l'unica. La prima, 91 anni. La prima era del 25, sì. La seconda vicina era del 26. Sì. Io sono del 28. 8. E Luigi, mio fratello, era del 30 e poi una sorella del 32. Certo. Ecco, in 7 anni mia mamma poverina, ne dico, ha avuto 5 figli in 7 anni. Tanti. In 7 anni. E vi volevate bene voi come fratelli? Sì, questa foto.